cielo. Cerca la sua casa e poi di più sul muro scrivi tutto ciò che sai. Cerca di spiegarlo a lei, pensiero, quella notte giù in città non c'ero, male non gli ho fatto mai, davvero. Buongiorno, benvenuti e benvenuti. Sette in punto questa mattina si occupa di musiche. Lo facciamo grazie al nostro graditissimo ospite che andiamo subito a salutare e ringraziare di essere con noi. Si tratta di Diego Basso, che è un direttore d'orchestra, oltre che un musicista e arrangiatore. Poi avremo modo anche di conoscerlo sotto altri aspetti. Buongiorno a lei, maestro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, specifichiamo anzitutto. Diego Basso, castellano d'oc, nel senso di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, però una persona che ha ormai un'esperienza internazionale. Nel 2021 abbiamo tutti sofferto, ha sofferto anche Diego Basso, ma ha vissuto nel contempo delle esperienze indimenticabili. Ma sicuramente sì, è stato un anno come insomma tutti sappiamo, no? Dal 2020 c'è questa pandemia che ci sta un po' costringendo, no? Ci sta un po' bloccando, però ecco, stando alle regole, stando a tutto quello che ci hanno chiesto di fare, il 2021 per noi è stato un anno buono, diciamo, un anno dove magari non si pensava di poter fare quello che si è fatto dopo, no? Poter fare concerti, poter fare dei video, poter fare delle cose che magari erano così, forse. Dopo il 2020 ci diceva forse, non so, ci sarà, non ci sarà, potremmo fare. Infatti. Ecco, quindi veramente la sorte ci ha dato anche la fortuna che ci vuole sempre, ci ha permesso di fare insomma, un anno molto, molto interessante con 33 concerti. Caspita, sì, parlavamo proprio col maestro Diego Basso prima di andare in onda, questa pandemia vi ha danneggiato e ha danneggiato in generale il mondo dello spettacolo, perché quanti appuntamenti sono stati annullati e addirittura sospesi in maniera se non definitiva quasi? Ma sicuramente sì, però ecco, noi dobbiamo sempre vedere che ogni cosa che succede nella nostra vita ci deve dare un insegnamento, no? Quindi io, ma diverso per ognuno di noi, non è che si è qua per dire chissà cosa. E poi ci deve far capire che la vita deve andare avanti, quindi dobbiamo avere forza, determinazione, specialmente con i ragazzi, specialmente con i giovani, bisogna cercare di portare avanti le proprie idee e cercare di fare nel rispetto delle regole, ma di avere il coraggio di programmare delle cose e poi magicamente si verificano, però diciamo c'è un lavoro dietro di programmazione e c'è una grande forza di determinazione per arrivare a certi risultati. Diego Basso che è un direttore d'orchestra, un musicista, dicevamo, arrangiatore, è una persona che oltre ad avere a che fare con delle star internazionali, come andremo a raccontare tra poco, è anche una persona che si è preoccupata della diffusione della musica, no? Nel suo territorio. Cioè a casa sua, addirittura a Castelfranco Veneto, c'è una scuola che lei stesso ha fondato e che vuole valorizzare soprattutto la passione che i giovani hanno per la musica. Ma sicuramente sì, noi abbiamo l'Art Voice Academy, questa accademia di Castelfranco che poi nel 2023 fa 20 anni. A caspita. Ecco, sì, non è che, ecco, quindi è un traguardo molto molto importante. Abbiamo due sezioni in Art Voice, una sezione children, quindi dei ragazzi che fanno recitazione, fanno canto, fanno strumento e fanno musica d'insieme, quindi la cosa bella è che i ragazzi possono fare musica d'insieme e oltre a questo noi ai più piccoli consegniamo noi lo strumento in modo che possano cambiarlo quando vogliono, no? Perché un bambino quando arriva è giusto che possa provare il pianoforte, la chitarra ma anche il violino che poi magari si innamora e diventa un violinista, quindi cerchiamo di dare a loro delle possibilità. La sezione Young sono i ragazzi che studiano comunque canto, rimangono lì
8 anni, fino al quinto anno fanno un percorso generale e poi invece dal sesto in su decidono se fare musica pop, musica jazz o musical. Quindi questo è un po' in tre parole quello che la sezione Young fa ogni anno, due concerti con la grande orchestra, e quest'anno abbiamo anche una borsa di studio dedicata a Stefano D'Orazio, dove tre ragazze sono state premiate con un anno di borsa di studio in Art Voice, e hanno fatto adesso il concerto di Natale con l'orchestra e lo faranno anche a giugno nel nostro concerto di fine anno. È una domanda che vorremmo rivolgere, se vuole, anche un po' da avvocati del diavolo. Le è mai capitato nel corso della sua carriera di trovare qualcuno che le ha detto: ma Diego, o maestro, che cosa stai facendo? Nel senso, la classica assolutamente, e tu ti allarghi ad altre forme musicali. Forse nel 2022, anno in cui siamo adesso, certi discorsi risultano un po' da età della pietra, o no? Ma guardi, io credo che la musica ci abbia una M sola. Esattamente. Quindi, da questa partenza poi possiamo fare tutto. Sono felice che i conservatori abbiano aperto alla musica pop, e quindi un ragazzo si può diplomare in musica pop, quindi bello, in canto, in tastiera, batteria, basso, quindi questa è una cosa molto bella, anche perché molti ragazzi della nostra orchestra giovanile, l'orchestra ritmico-sinfonica Young Orchestra, sono tutti diplomati, i nostri ragazzi sono tutti diplomati nei conservatori, anche quelli che, anche il bassista, anche il batterista, la bassista, perché abbiamo una bassista donna, la bassista, il batterista, sono tutti ragazzi diplomati nei conservatori, quindi questo è molto importante, perché quando escono dal conservatorio possono avere delle possibilità di lavorare, perché adesso con Roby Facchinetti il tour che faremo primaverile sarà fatto con l'orchestra giovanile, con la Young Orchestra, quindi diamo ai ragazzi la possibilità di fare un'esperienza molto importante. No, molto interessante, anche perché, diciamo, non per metterla sul piano anagrafico, ma ci siete lei e Facchinetti, che rappresentate, diciamo, determinate generazioni che hanno vissuto la musica, a confronto con questi giovani, cioè è bellissimo anche l'incrocio di esperienze e anche modi di sentire, crediamo. Ma sicuramente sì, io vedo che abbiamo fatto un concerto a Padova poco tempo fa, il 14 di dicembre, e vedo che i ragazzi veramente lavorano con grande dedizione, con grande passione, quindi delle volte, no, è facile i giovani credo che abbiano qualcosa da dire, hanno una volontà, hanno voglia di fare, quindi noi, i nostri ragazzi vanno dai 18 ai 25 anni, ma vengono da tutta Italia, abbiamo un ragazzo che viene dalla Calabria, che viene a far prove, viene a fare i concerti, adesso abita a Varese, però scende anche per Natale, è sceso in Calabria, ma c'era un concerto da fare in dicembre, è venuto a farlo. Quindi insomma abbiamo un batterista che è abruzzese, cioè voglio dire, abbiamo il tastierista che è un ragazzo che si è diplomato, oltre che in pianoforte, si è diplomato in composizione classica e arriva da Roma. Sì. Voglio dire, quindi noi stiamo veramente, ho cercato di fare un'orchestra che sia di taratura, di carattere nazionale e anche qualcosa di internazionale. Abbiamo una violoncellista che viene dalla Spagna, okay? Quindi abbiamo cercato di fare una selezione molto accurata e molto importante per arrivare a poter fare delle cose di un livello alto. Il primo concerto che loro hanno fatto 4 anni fa, hanno fatto la prima serata a Rai 1 dall'Ariston per Sanremo Young, ecco, quindi voglio dire, le persone ci sono, i ragazzi ci sono e hanno assolutamente bisogno di stare insieme con le persone di esperienza per farsi anche loro un'esperienza, perché anche noi nessuno ci ha regalato nulla, no? Abbiamo dovuto comunque lottare, fare delle esperienze, e adesso donare la nostra esperienza agli altri credo che sia una cosa che dobbiamo fare sicuramente. A me l'ha insegnata Paolo Limiti, quando lavoravo con lui nel 97-98, mi ha sempre detto: io ho ricevuto dagli altri, sto dando a delle persone, sto dando a tutti voi, e spero che voi vi ricordiate che donare l'arte e far stare insieme le persone e donare l'arte sia una cosa necessaria e dovuta da parte di ognuno di noi. Rinascerò, rinascerai, quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai, la tempesta che ci travolge
ci spezzerà. Maestro, vogliamo appunto andare nello specifico di questa bella esperienza che ha caratterizzato il 2021, che è la realizzazione di questo lavoro che lei ha realizzato con il maestro Griminelli, no? Sì. E nel quale ci sono, diciamo, personaggi non di poco conto. Allora, maestro Griminelli ci conosciamo veramente da molto tempo, e abbiamo fatto diversi concerti come omaggio al maestro Ennio Morricone, sì, del quale il maestro Griminelli era molto amico, e oltre e hanno lavorato molto insieme, perché ci sono dei brani per flauto e pianoforte scritti dal maestro Morricone per il maestro Griminelli, e un brano che è anche in questo album è un brano che il maestro Morricone ha scritto e ha fatto una prima in televisione il pianoforte con il maestro Griminelli, quindi voglio dire per le antiche scale, quindi insomma abbiamo fatto anche una ricerca di brani di un certo tipo oltre che avere i classici, quindi dopo aver fatto diversi concerti abbiamo deciso, il maestro Griminelli ha detto ma perché non facciamo un album di tutto questo mondo del maestro Morricone, e quindi abbiamo scelto di fare questo percorso che è durato oltre un anno, quindi il lockdown ci è servito anche per lavorare, meditare sì, e fare tutto questo lavoro con la grande orchestra di 100 elementi, il coro sia lirico sia pop, quindi abbiamo fatto proprio una cosa abbastanza importante secondo partiture e trascrizioni che poi ho trascritto, ma in questo periodo ci sono stati alcuni ospiti che il maestro Griminelli ha voluto, quindi abbiamo fatto anche una ricerca di brani perché gli ospiti poi potessero cantare, certo, perché sono brani sempre del maestro Morricone, quindi poi con delle sting, per dire, uno degli ospiti ha scritto lui il testo su un brano del maestro Morricone, Zucchero, con il brano Lost Calling, scritto e lo ha addirittura poi inserito nel suo album che è uscito, no? Quindi sì, insomma ci sono state veramente queste, poi Aida Garifullina, questo soprano russo di grandissimo sì, spessore, Neck che ha fatto la versione di Se Telefonando, quel pezzo straordinario che poi Neck ha rivisto, e io ho preso dalla sua rivisitazione, ho fatto un lavoro per orchestra solo sinfonica, quindi insomma ci è stato fatto veramente un, e poi questo trombettista straordinario Chris Botti, sì, che ha fatto insomma un lavoro sul pianista sull'oceano, ha fatto un solo fantastico, un lavoro straordinario, quindi un lavoro molto bello, un lavoro dove abbiamo tratto, no, questo momento di stare fermi, di non girare il mondo e di non girare per i concerti, li abbiamo messo insieme per fare questo lavoro discografico che è uscito qui a dicembre, è uscito anche il vinile, è uscito in tutto il mondo, quindi insomma qualcosa di particolare, anche una bella ricerca di brani, anche di qualcosa di nuovo. Tenetelo anche in mente da casa, magari per un omaggio, un regalo che crediamo sia sempre gradito. Griminelli Plays Morricone, quindi si chiama l'album, che è anche per collezionisti, anche in vinile, quindi insomma è una bella uscita. Un doppio vinile e un CD singolo. Ah, che bello, caspita, insomma, molto, molto interessante, insomma, riscoprire anche questa musica sempre strepitosa. Lei tra l'altro è stato anche protagonista, se non andiamo errati, di due memorabili concerti a Castelfranco dedicati al maestro Morricone. Sì, 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 uno è stato con Andrea Griminelli, sì, e quindi insomma anche lì c'è stato questo sodalizio, no? È cominciato concerto dopo concerto abbiamo capito che forse era il momento di fare quel lavoro, quell'album da fare insieme, e a Castelfranco abbiamo fatto l'anno scorso Andrea Griminelli, e quest'anno invece abbiamo portato Robby Facchinetti con questo nuovo progetto, insomma Robby Facchinetti Symphony, che anche questa è un'uscita del mese di novembre, quindi insomma ecco un altro lavoro discografico, ma che si è tramutato poi in concerto, che adesso andrà avanti con un tour. Ecco, a proposito di questo tour, maestro Basso, vogliamo parlarne, no, anche perché è molto bello il rapporto che c'è, non solo fra lei e Robby Facchinetti, ma anche quello che era stato fra lei e i Pooh, anzi cogliamo l'occasione per fare i migliori auguri a Red Canzian, che sì, ha avuto insomma questo inconveniente di salute che poteva essere un inconveniente. È forte di corteccia, Red è un grande, quindi facciamo veramente grandi auguri che si sistemi presto, anche perché sta facendo un suo capolavoro, che è questo Casanova, opera pop, e quindi è giusto che dopo tanti anni, tanti mesi di lavoro, 2 anni che sta lavorando a questa, forse di più, è giusto che
che alle prime possa anche lui partecipare e vedere realizzato questo suo sogno, no? Quindi è un augurio veramente di cuore che possa avere questa possibilità, perché è giusto, la vita deve anche, è fatta anche di questo, quindi la sfortuna poi bisogna batterla e fare, tramutarla in forza e fortuna. Senta, questa esperienza con Roby Facchinetti avrà anche dei significati ovviamente particolari, visto il momento, terrete un concerto a Bergamo, sappiamo Bergamo è stata teatro di una situazione che tuttora persiste, di estrema criticità, chiamiamola, come dire, centinaia di persone che non sono più tra noi. Allora, questo progetto è un progetto che nasce proprio da quel momento, perché con Roby ci sentivamo diverse volte. Sono state telefonate anche abbastanza difficili alcuni momenti, no? Perché non c'era la possibilità di uscire di casa, l'unico modo era sentirsi al telefono. E mi ricordo veramente con grande tristezza, insomma, i momenti di Bergamo, perché lui me li raccontava, li stavo vivendo in prima persona. E quindi io ho pensato che al primo momento, no? Anzi, l'ultimo giorno di lockdown, prima dell'apertura, mi è venuto in mente di fare un concerto a Castelfranco senza pubblico, tra terra e cielo, cioè mettere così in connessione la musica e l'orchestra tra la terra e il cielo. E ho chiamato Roby e ho detto: Roby, vieni a fare questo concerto, vieni a fare, cantiamo, suoniamo senza nessuno, ma facciamolo per noi, no? Sì. È stata un'esperienza molto forte, molto importante. Lui ha detto subito sì, vengo, ci sono, e in quel momento abbiamo cantato il brano che lui aveva scritto con Stefano D'Orazio, Rinascerò, Rinascerai, no? Che poi è diventato un brano che ha avuto un successo straordinario, ma mi ha chiesto di fare un brano che avevo scritto 2 anni prima, avevo fatto una versione sinfonica di Pierre, perché mi piaceva, questo brano mi era entrato e ho voluto fare, però non era prevista la voce, proprio sinfonica pura, che poi avevo mandato a lui. E lui mi ha detto: quel brano, allora mi ricordo quel pezzo, ti ho chiamato quel giorno che mi ha sorpreso questa situazione, questa versione, adesso però lo voglio cantare. Gli ho detto: Roby, guarda che non è pensato per il cantante, e fa, non importa, io vengo, ma tu me lo devi provare a far cantare. È venuto, l'abbiamo preparato, l'abbiamo fatto, e io ho visto scendere le lacrime a Roby durante questo brano. Allora, era un momento molto particolare, un momento emozionante, però quello che mi ha detto, lo avrò cantato migliaia di volte, ma stasera è successo qualcosa. E da lì è partito questo processo di dire: ma scusa, ma scrivi qualcos'altro della mia musica. 1, 2, 3, 4, 5... Alla fine abbiamo fatto 2 concerti, una a Falcada e Bosco degli Artisti, una a Castelfranco. Mi dice: no, voglio fare un album. Però, allora, un concerto è una cosa, pensare a un album è un'altra, nel senso che fare della musica nata per una band e togliere la band è un po' complicato. Mi sembra un po' esagerata come idea, no? Però lui mi ha dato veramente questa grande forza e grande carta bianca su questo, e a me ha entusiasmato molto e ha avuto tanta, così, insomma, mi ha veramente dato questa grande possibilità di scrivere, no? E di lavorare con la grande orchestra, e è uscito questo progetto dove siamo oltre 100 musicisti e oltre 150 coristi all'interno di questo progetto. È stata scritta 450 pagine di musica sinfonica, e sono 19 pezzi, di cui 14 più un overture di 10 minuti e più 5 brani inediti, sul quale uno addirittura, Roby è sempre un visionario secondo me, ha voluto scrivere un pezzo solo per l'orchestra. Quindi di grande, è uno musicista straordinario, preparato, diplomato al conservatorio e molto preparato. Quindi abbiamo fatto questo progetto, 99 minuti di musica, doppio CD, triplo vinile, e vinile uscirà a gennaio, anzi esce fra 2 giorni, credo. E poi da questo lavoro, dove siamo trovati a fare poi un videoclip di Uomini Soli, che è stato primo in classifica su iTunes, cioè davanti a nomi da Lady Gaga, nomi pazzeschi, sì, e ci siamo trovati, un po' anche noi travolti da questa ondata, no? Che non pensavamo, perché sai, quando fai delle cose nessuno va a pensare cosa succede, no? Certo. Però siamo trovati che, tornando un po' indietro, cioè mettendo la musica sinfonica
su un mondo dove andiamo verso tante cose, tante evoluzioni che magari la sinfonica non è proprio considerata. No. Ecco, però ecco, c'è stato questo grande forza e grande accoglienza di questo mondo della musica di Robbie Facchinetti. È nato questa prima parte di un tour che partirà da Bergamo il 22 di marzo, quindi è anche un simbolo, no? Un omaggio di Robbie alla sua città, ma anche a tutto quello che è successo nella sua città. Quindi partiremo da lì, poi andremo al Teatro Lirico che hanno appena aperto a Milano, hanno appena riportato la luce del Teatro Lirico il 29, poi passeremo per Mantova, Firenze, arriveremo fino a Roma, a Torino, ma il 5 di maggio siamo a Treviso al Teatro Mario del Monaco. Quindi ecco, questo veramente a me fa veramente un grande piacere, perché insomma venire qua in Veneto, nella nostra terra, a portare questo progetto molto, molto importante per me, molto importante per noi, insomma credo che sia una soddisfazione per tutti, ecco questo è. Si diceva col maestro Basso prima di andare in trasmissione che questo Veneto è una grande terra, non solo per il turismo, non solo per l'industriosità, ma anche perché c'è una realtà musicale estremamente vivace, estremamente anche qualificata e preparata. Ma sicuramente 7 conservatori, cioè voglio dire, non è proprio una cosa, no? Ma poi i musicisti che sono nati in Veneto, i grandi musicisti, che, ma poi tutto quello che c'è intorno, tutte le scuole di musica, tutto il mondo delle orchestre, ma poi abbiamo l'Arena La Fenice, cioè non sembra, hai che detto non niente. È che, esatto, non è che possiamo tirarci, no, esimerci, no, da queste cose, Giusto Pio, Red Canzian, cioè abbiamo veramente dei grandissimi, Donatella Rettore, cioè vuol dire, no, nel mondo del piccolo grande mondo, no, del popolo, Mario Buronello nella musica classica, Stefano Vencivenga, cioè potrei fare un elenco di veramente dei grandissimi musicisti che sono distinti nel mondo. Cioè Mario Brunello è l'unico italiano che ha vinto il premio Tchaikovsky, non lo dimentichiamo. Insomma, io credo che ecco, ci sia un grande fermento, no? E specialmente vedo i ragazzi giovani che stanno veramente crescendo. Questo è bello. Ed è una cosa molto bella, perché credo che ecco, e noi abbiamo il dovere di dare a loro delle possibilità. Senta maestro, le faccio una domanda, chiamiamola generazionale. Qualcuno, diciamo, dell'età attorno ai 60 anni che ha fatto musica e la sta facendo ancora, dice: sì, noi non eravamo preparati come le ultime generazioni, però forse avevamo più cuore, perché c'erano motivi tipo la lotta, la resistenza, quello che vuole, gli ideali. Adesso la musica è musica, ma magari non arricchita o soppesata di questi valori. O ci sbagliamo? Ma io credo che oggi come oggi la musica sicuramente c'è un'evoluzione, no? Ma forse la pandemia ha fatto scrivere qualcosa a qualcuno. Eh sì. Maestro, noi approfittiamo della sua presenza per parlare di quanto, diciamo, la musica sia un po' bistrattata a livello di educazione scolastica, non specificamente musicale, per così dire. Beh, allora, sicuramente non siamo, diciamo, una forza in questo, no, però dei piccoli passi sono stati fatti. Abbiamo le medie a indirizzo, scuole medie a indirizzo musicale, i licei a indirizzo musicale, si comincia. Io credo che ai ragazzi dovrebbe essere dato a tutti la possibilità di studiare non solo il flauto dritto, ma uno strumento, un pianoforte, una chitarra, insomma fargli fare delle cose
in tutta la scuola, dall'asilo in poi, perché per esempio in accademia nostra abbiamo dei bambini di 5 anni, di 6 anni che vengono a cantare, che vengono a suonare, quindi la musica sicuramente ci dà la possibilità di essere migliori, no? Perché comunque fare musica è qualcosa di straordinario. Io vedo i nostri bambini anche nel campus, quando facciamo i campus estivi con 30, 40, 50 bambini, cioè vederli prendere in mano uno strumento, vedere il loro viso, il loro gesto, le loro, cioè fare musica è necessario secondo me, anche perché, ma non per arrivare a fare il musicista, solamente per una cultura personale. Esattamente. Questa è la cosa forte, no? Perché abbiamo bisogno di fare ginnastica, di fare storia, di fare geografia, di fare italiano, di fare qualsiasi cosa, e la musica è una componente della nostra vita. Sì, indubbiamente. No, anche perché prepara da un punto di vista mentale, come diceva lei giustamente, anche nei confronti delle situazioni, ad affrontarle anche in un certo modo. No? Sicuramente sì, sicuramente sì. Mamma mia. Per cui, maestro, se una persona ci sta ascoltando e dice Art Voice Academy, come posso contattarla, come, diciamo, se fossi interessato? Ma certo, basta guardare il nostro sito, le nostre pagine Facebook, eccetera, o chiamare in segreteria, insomma c'è sempre la possibilità di venire a vedere, di venire a stare con noi. Noi abbiamo una sede dove abbiamo veramente delle possibilità belle anche di... abbiamo un teatro interno, quindi insomma le persone possono venire e stare con noi e vedere, provare, capire, cioè non è che uno deve per forza venire là e deve iscriversi, viene lì a vedere il nostro ambiente, il nostro, io lo chiamo il mondo Art Voice, ecco, quindi poi da lì decide cosa vuol fare e come lo vuol fare. Ma comunque la risposta del territorio c'è stata, lei ci parlava giustamente anche di persone che vengono da molto lontano, ma crediamo anche non solo dalla provincia di Treviso ma da tutto il territorio veneto e non solo veneto ci sia stata, come dire, un'accoglienza entusiasta. Ma sicuramente sì, insomma noi oggi abbiamo 140 ragazzi, fra bambini e ragazzi, no? Quindi c'è una risposta molto importante, anche perché sono i ragazzi che stanno lì veramente 2-3 giorni a settimana, il pomeriggio, la domenica, cioè c'è un percorso, non è che uno fa un'ora di canto e si ferma, certo. Lì, ecco, quindi è un percorso molto importante, strutturato, insomma, quindi non è proprio una passeggiata, però sicuramente è un lavoro che i ragazzi fanno, è un'educazione alla musica che cerchiamo di dare, è una formazione, noi cerchiamo di fare veramente formazione nel campo della musica. Maestro, lei ha citato una data in cui ci sarà questo concerto a Bergamo, che speriamo sia ben augurale, un 22 marzo, il primo giorno, il secondo giorno di primavera, sperando che in quel momento in cui voi vi esibirete sarà anche magari un momento meno pesante per tutta la comunità, insomma ce l'auguriamo, siete a Bergamo che oltretutto è stata purtroppo il cuore dell'emergenza più drammatica. Ma sicuramente sì, cioè noi pensiamo in positivo, siamo qua per programmare il 22 e per lasciarci veramente alle spalle tutto quello che è successo. L'abbiamo fatto il 20, abbiamo programmato il 20 estate, abbiamo programmato il 21, però la cosa bella che, insomma, vediamo che sta un po' alla volta, stiamo vincendo noi, l'uomo sta vincendo, quindi questa è la cosa, è il messaggio più forte che ci arriva, no? Perché adesso stiamo parlando di contagi, di numeri, mamma mia, è un mondo di numeri, no? Però, voglio dire, i numeri sono anche in funzione della realtà, certo. Non siamo più chiusi dentro, cominciamo a muoverci, cominciamo a fare delle cose, adesso ci hanno un attimo messo un piccolo freno di nuovo anche nei teatri, però insomma pensiamo che veramente da marzo in poi si possa tornare alla normalità o quasi alla normalità. Noi ringraziamo il maestro Diego Basso anche perché ha usato il termine positivo finalmente nella sua accezione. Sì, ma non abbiamo paura di usarlo, gradevole. Perché adesso quando uno dice positivo, ah no, non devi, ma santo Gesù, la positività è una cosa bella, non è una cosa brutta, è una cosa bella, e manteniamo questo vocabolo, no? Questa parola, la pensiamo in un senso nuovo, in un senso vero, nel suo senso, che è sempre stato da quando è nata questa parola. Appunto. Quindi fermiamo questo momento di negatività che non serve a niente, la positività ci porterà lontano. Bene, con questo bel messaggio del maestro Diego Basso noi ci congediamo da lui ringraziandolo per essere stato con noi. Grazie a voi, sempre un gran piacere essere con voi. Grazie al nostro graditissimo ospite, a voi per averci seguito, ci rivediamo nei prossimi giorni con i nuovi appuntamenti di 7 in punto. Arrivederci.